Allora, ci proviamo, per l'ennesima volta, vediamo se ci riusciamo. Uno, due, tre. Si fanno passi da gigante. Buon pomeriggio a tutti, soprattutto ai fratelli nerazzurri. Partiamo subito perché dobbiamo vedere anche i trials. Faccio entrare purtroppo il mio compagno di viaggio. Buonasera, non si sentono gli applausi? Penso che li sentono in live, eh. Datemi conferma. Sì, ma non mi dà il trasporto non sentirlo, rimango un pochino così, capito? Sento un po'. Allora, fai una cosa, accendi la live e te lo fai insieme, che guardi la live e partecipi. Allora, no, volevo dire una cosa, quindi non metto io i suoni, volevo dire una roba agli amici laziali che innanzitutto abbiamo una protesta. No, se puoi metterla, non so se c'è una canzone emozionale da mettere sotto. Sì. Vai. Ah, volevo dire ai nostri amici della Lazio che questa mattina ci hanno scritto. Hanno scritto soprattutto a Sciscione, no? Almeno Sciscione, lui dice che gli hanno scritto di suppone. Pance palesemente antilaziale, smascheri direttore. Io non mi abbonerò mai più in quelle trasmissioni di faziosi che parlano solo quando c'è da criticare. Volevo dire che ieri sera noi avevamo messo in palinsesto la Lazio e che Sciscione, allegandomi queste foto, mentre sta alle sue terme del cazzo nel giorno in cui voi laziali protestate, è così, a gambe all'aria, che non posso far sentire l'audio, ma che mi dice a me non me ne frega un cazzo, ok? Dei laziali. Allora io voglio dire una cosa. La Lazio, sappiate fratelli che non siete soli, noi non smetteremo mai in questa trasmissione di trattare di Lazio, di parlare di voi, anche quando i laziali non si presentano. Un saluto e un abbraccio e sempre forza Lazio, grazie ragazzi. Vi porto una qua. Una vergogna. Allora, sono usciti i trials, credo che Sciscione si paleserà per guardare il video con noi, non sono certo. Io credo che la Fucina. Allora, Faina stavano Faina non so. Faina l'ha invitato ieri sera, che Faina viene. No, ieri sera no. No. Fa schifo Faina. L'ho invitato oggi. Ieri sera no. Devo essere onesto. Però se vuole. Cioè, quando Faina vuole intervenire, mi scrive. Quindi non vi preoccupate. Che non voleva. No, io dico che secondo me sia l'atteggiamento di Sciscione che di Faina sono deplorevoli nei confronti di un presidente che sta facendo di tutto. Oggi ci saranno forse degli annunci, però andiamo con ordine perché prima c'è un big match, almeno per quanto riguarda il nostro canale, da affrontare. Faccio entrare il vostro caro Dexter. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio. Ciao ragazzi. Chi è questo individuo? Scusi. Prego. Ciao ragazzi, sono il Cina. Ma come? Ma l'avevo riconosciuta con gli occhiali, chiedo scusa Cina, come stai? Tutto bene? Sì, tutto a posto. Senta Cina, ma anche lei ti fa Roma per caso? Di mettere il telefono in orizzontale che vi vediamo meglio? Ho detto prima di mettere il telefono orizzontale, ma mi ha detto che è inutile. Cina è sempre così. Così è perfetto, Così effettivamente ha ragione Cina, non so dargli torto. Però sicuramente è quello... Tolga il blocco! Il giro blocco. Ma hai chiamato anche degli altri ospiti? Manfred, facciamo solo con loro oggi. Un applauso, Manfred, mettigli un applauso per favore. Complimenti. Allora, non sarete soli, c'è un grande. Siete una coppia o un amico, Dexter? No, è il mio socio e collega. Ah, ok. Che società avete insieme? Abbiamo un'agenzia di talent management. A posto, va bene, dai, abbiamo capito. No, ci faccia un nome, una stella, cioè, quindi avete dei content creator sotto di voi. Cioè, lei praticamente Cina sfrutta la fama di Dexter per, diciamo, scammare un 20-30%. Chi avete come, diciamo, la stella chi è? Dai, la stella chi è? Ce n'abbiamo uno molto molto promettente. Sì. Uno molto promettente che salutiamo, che è Tiger. Ciao Tiger. Complimenti.
Dai, sarebbe quello promettente. A posto. Allora, vado avanti perché oggi ci fai i pronostici e quindi il nostro re dei pronostici, signori, Andy Knight. Buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera Andy, mi è mancato molto. Come va? Sì, capisco, perché effettivamente col Made in China c'è un po' di problema, non lo so, lo usiamo. Devo dire, scusa. Ho visto un po' di impossibilitato, diciamo, il Made in China qua. L'amico qua sopra di me. Non in grado, secondo lei, di gestire... un po' di difficoltà, ho visto, col cellulare. Cioè, scopre i talenti, ma non sa mettere il cellulare giusto per una live. Cioè, non lo so. Dovrebbe essere lui, non China, è il suo lavoro, non è il suo lavoro, che insegna, no, ai suoi sudditi come fare i video, però se li fai in verticale... Cosa io adesso spiego, perché nel senso noi abbiamo tutto a Sony Alpha 6000... lei si chiama il China o si pronuncia il China? No. Nessuna delle due. Come si pronuncia? Il Cina. Il Cina, Andy. Vabbè, ma solo voi non lo conoscete, ragazzi. No, vabbè, allora, Luca mi fa, dobbiamo andare in live, dobbiamo fare interviste di qua e di là, di su e di giù, parlare di calcio, e allora io ho detto, ma qui io ho tolto tutto, non ho niente. Cioè, perché... hai visto. Vabbè. Grazie di aver accettato. Dai, facciamo anche agli altri ospiti, però, che vogliono dare dei trials, per favore. Per favore, se lei è una persona ansiosa, vada in balcone e sfoghi quest'ansia. Noi non siamo tranquilli. Che dopo alle 6 devo andare a teatro, ragazzi. Faccio entrare uno dei miei ospiti preferiti, che viene pochissimo qua. Bentornato a Gabriele Mastropietro. Buonasera Mappi, buonasera Fancio, buonasera a tutti, grazie detto mille per Juve merda. Sempre Juve merda, infatti volevo entrare così, ma mi sembrava troppo, capito? Come sta, Gabriele? Troppo aggressivo. No, bene, grazie mille, voi come state? Sì, vi vedo sugli audio, è quello, purtroppo. Ah, è che io non li sento, raga, quando ci sono adesso, gli audio. Adesso non lo risolvo, prometto, dammi 2 minuti. Amici, Dexter non sarai... Cina che squadra tifa, scusi? Io tifo Milan. Grande Cina. Allora, Dexter, non sarai solo, perché ad accompagnarli c'è un grandissimo romanista, ovvero Davide Rizzo. Lo sapevo che era lui. Buonasera, Rizzo. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ragazzi, oggi è una data particolare, perché è l'ultima volta con questa connessione. Azz, è l'ultimissimo. Possiamo, ho preso la fibra. Non mi vedrete mai più laggare. Un sogno che si avvera, Rizzo. Ma oggi invece Rizzo è anche l'ultimo giorno della sua connessione, ma il primo di 2 grandissimi supporters del Genoa, perché oggi la Roma rischia e lo fa contro un Genoa in grande forma. Benvenuto Gianluca Pagano. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Andy, come va? Tutto bene dopo ieri? È una stagione difficile. T'ho beccato, Sì, ciao, perché buon ieri la tutti. Samp, possiamo dirlo. Buon pomeriggio Gianluca, benvenuto. Ieri la Samp, grazie, ha subito... grazie per l'invito. Aria Genova, cos'è, un giornale? Un blog? No, è il mio canale che tratta di Genova tutto il giorno, tutti i giorni, quindi... Lei Gabri Gabra lo conosce? Sì. Che parere ha? È un grande, gliel'ho già detto anche in diretta. Bene. Non sarà solo perché con lei c'è un grandissimo giornalista, uno dei top sul panorama genovese. Adesso le omidiamo, ragazzi. Pierpaolo. Buonasera a tutti, buonasera ragazzi, grazie per l'invito. Devo fare una domanda a Andy Nine, ma che ci fanno i pronostici della Serie A? Cioè, lei non dovrebbe frequentare più Como, Bolzano, Catanzaro? Vabbè, ora questa ironia è fuori luogo. La poi... faceva lei l'anno scorso uguale. Comunque il derby della lanterna, adesso che vedo queste facce qua, inizia a avere un potenziale devastante. Ma il problema è la mia squadra che non c'è il potenziale per arrivarci in questo momento. Lo dicevo io, bisogna vedere quando riesce a farlo. Il problema è lì. No, ma io confido in voi, che voi ci facciate ci veniate a trovare, Rispetto per il Catanzaro, comunque per Paolo mi fanno notare che ci sono tanti amici calabresi in chat. Allora, anche migliorare di merda. Allora. Io aspetta, ho fatto una cazzata. Ma che finestra è? Con calma, mi dia tempo. Rispetto anche per Bolzano, tra l'altro. Perché Bolzano? Non so, così a caso. C'è anche il Tutirol. Allora, con calma che ve la apro.
Ma dimmi cosa devi aprire, perché te lo faccio io. No, aspetta, devo fare così, se no non mi trovo. Ecco qua, ecco qua. Volevo guardare le formazioni, con calma. Però è più difficile da qua. Allora, partiamo da Genoa-Roma, ragazzi. No, le ho fatte io oggi le formazioni, ragazzi, se volete. Se vuoi, allora, vado a prendere. Contro Roma, formazioni a confronto a oggi. Martinez, Rui Patricio. A oggi direi Martinez maggiore. Sabelli, Kasdrop. A oggi, secondo me, Kasdrop leggermente maggiore. Bani, Mancini. A oggi Mancini superiore, incredibile tra l'altro. Dragusin, Lorente. A oggi Dragusin maggiore di Lorente. Vasquez, Spinazzola. A oggi uguali. Friendloop, Ndicka. A oggi Ndicka leggermente superiore. Badel, Paredes. A oggi uguali. Strootman, Cristante. A oggi Cristante leggermente superiore a Strootman. Gudmundsson, Pellegrini. A oggi, secondo me, Gudmundsson meglio di Pellegrini. Malinowski, Dybala. A oggi Paulino Dybala maggiore di Malinowski. Retegui, Lukaku. A oggi, secondo me, il Tigre è leggermente superiore al Girardino contro José Mourinho. A oggi, secondo me, José Mourinho maggiore di Alberto Girardino. Io chiedo agli ospiti. Allora, io non sapevo che la Roma si giocasse la promozione, cioè la retrocessione in Serie B. Lo diceva anche ieri quelli dell'Inter quando hanno visto quelle contro il Sassuolo, però... Non faccio il fenomeno, Guarda che il Genoa, è una bellissima squadra. Cioè, secondo me Gilardino non ha ancora capito che si trova in Serie A e deve essere un po' più concreto, ma il Genoa è una bellissima squadra. Vedrai che tirerà fuori qualcosa di buono quest'anno. Quindi Retegui, Gudmundsson, tutti ottimi giocatori. Sabelli, ex Bari, sposato con una mia amica di Bari, grande Sabelli. Parto da Gianluca. Innanzitutto, se secondo te più o meno sarà questa la formazione? Allora, devo essere onesto, non me l'aspettavo, perché questo è un 3-5-2 che ha abbandonato dopo Genoa-Fiorentina, quindi francamente non mi aspettavo che Gilardino tirasse fuori questa squadra. No, non è un 3-5-2, scusami, no. In realtà sì, perché vedrai che metterà Sabelli e Frendrup sulle fasce e tre dietro che sono Vasquez, Bani e Dragusin. Ok. Perché probabilmente si è accorto che il 4 dietro effettivamente copriva molto di più, perché l'abbiamo visto col Napoli, cosa è successo, però non spinge, non c'è niente da fare. C'è Retegui laggiù che è da solo, è troppo solo, troppo isolato, non gli arriva un cross. Prova questo 3-5-2 che potrebbe fare bene, potrebbe. È rischioso perché con la Fiorentina abbiamo preso l'imbarcata, però... Non c'era Malinowski, che ora c'è Malinowski, quindi non c'era Vasquez. Non gioca? Perché è stato infortunato, è rientrato in allenamento, diciamo, con la prima squadra sabato scorso e quindi è convocato, ma non è, diciamo che può fare uno spezzone. Pier, un parere su questa partita, che andiamo velocissimo anche sui pronostici. La formazione secondo me non sarà questa, farà dei cambi soprattutto a centrocampo. 3-5-2 va bene per questa partita, perché con la Roma secondo me devi provare ad attaccare. Scusi Pier, io non sento un accento tipicamente genuano, giusto? Non sono autoctono di Genova, sono di Napoli. È gemello, dai. Bello. Qui da Genova sono un ex gemello. Un ex gemello. Qui dicevi cambi, giusto? Cambi soprattutto al centrocampo, secondo me, anche perché quelli hanno 150 anni in tre e non possono giocare ogni tre giorni. E con la Roma va bene il 3-5-2, perché la Roma è una squadra che più ti aspetta, più tende a coprirsi, quindi non devi fare il loro stesso gioco, perché poi aspetta, come è successo in Coppa Italia l'anno scorso, arriviamo. Alla fine ti buttano il pallone dentro, quindi devi attaccare con la Roma. Bene. Dexter, prego. Questa è la Roma che si prepara, Dex. No, io sono contento da romanista per il Genoa, che non ha un uomo che io temo molto, che è stato espulso, che è Martin. Quindi... in giro, vero Dexter? No. Ah, no, così. Di quel giocatore che ho seguito con piacere e che...
sicuramente vi darà delle grandi gioie, secondo me, in futuro. Dexter, perdonami un secondo e ti lascio finire. Per noi ad oggi è stato un bene che è stato espulso, ti dico la verità. Ad oggi, ad oggi. Anche noi siamo molto contenti non ci sia. Infatti, cioè, quindi Vasquez è una categoria superiore, per dire. In questo momento sì, però io credo molto nelle potenzialità del ragazzo, che comunque è un ottimo prospetto, e secondo me anche il modulo giusto è questo con cui giocherà stasera il Genoa. Al di là di questo, credo che la partita sia equilibrata in questo momento. Vediamo, cioè, che dicono le quote, Dexter, vediamo che dicono le quote. Vediamo se ho ragione. Eccole qua. La Roma è leggermente favorita, dai. Beh, a 2 comunque è una bella quota, ragazzi. Anche la Lazio ieri era a 2. Sono vittorie che secondo me si giocano. Non so, Andy, che ne pensi? Ma io sono molto perplesso su questo cambio di modulo, perché con la Roma non devi andare ad attaccare, come diceva prima Pierpaolo. La Roma gli fa il proprio 3-5-2 gioco, se li vai, ti difendi, cioè, se li vai ad attaccare. A me, secondo me, il Genoa, purtroppo, lo devo dire, devo essere onesto, stasera ha ottime possibilità di portare a casa dei punti. La Roma spesso, specialmente in trasferta, l'abbiamo vista in difficoltà. Quindi, se mi chiedi un pronostico secco, ti dico 1x a 1,70. Andy, spero che non sia come la Cremonese-Napoli dell'anno scorso, vabbè, te lo giuro. Vabbè, adesso non andiamo a prendere i pochissimi risultati sbagliati di Andy, per favore. Riccio, è il suo momento. Vai, no, allora, ti faccio anche vedere una cosa bella, lo sai? Ti faccio anche vedere una cosa bella, guardate. Ok. Marcatori, Lukaku versus Retegui. Occhio al tigre! Vabbè, Retegui, diciamo, finora ha segnato solo in partite difficili. Ah, vabbè, ma sì, ma non fa niente, perché il Genoa, sì, dal centrocampo in su è una buona squadra, ma il problema è che difensivamente parlando hanno 3 giocatori che possono giocare a Terracina, forse a... mi sa che non ha mai visto il Genoa questo. A Gaeta, così, cioè, ci sta Bani, Dragusin, che non so neanche chi è il terzo, cioè, se lei dice che il Genoa non ha una bella rosa per salvarsi, meglio lei, che taccio. Lei non conosce il calcio. Vabbè, io non conoscerò il calcio, ma so che la difesa del Genoa è una merda. Ti ho detto, il centrocampo, dai, il centrocampo, la squadra. Ma la Roma, ma mi fa ridere, sai perché? Perché si vede che probabilmente di calcio ne segue poco, perché una squadra come Genoa, che ha attaccato pochissimo, è la penultima squadra come attacco, e proprio tiri in porta, ma ha preso 5 tiri in 3 partite, come fa dire che la difesa, giocando con Lazio, col Napoli, col Torino... E quindi diciamo che Rizzo devi un po' conoscere un po' i tuoi avversari. Io poi magari seguo, vinci 4-0, però le io aspetterei un attimo. Ma se ha 2 punti in più, seguo soltanto, squadre migliori. E poi innanzitutto vedremo stasera, a 2 punti in più, a 2 punti in più. Vi facciamo 1, che 2, vi facciamo 2-3, secondo me vi facciamo 2-3 pallone e ve ne andate a casa. Cioè anzi state già a casa, rimanete lì dove state a fare il pesto. Ci divertiremo, Rizzo, stasera. Vi divertirete, voglio vedere Lukaku che viene marcato da Bungie là, quel sottospecie di difensore. Sei splendido. Ti dico, l'unica paura che ho io della Roma stasera, che si faccia piscina invece di calcio, cioè nel senso, vabbè, faremo piscina, ma sempre 3 palloni vi facciamo. Aspetta, i vari Lukaku, Dybala, perché è un po' più serio, ma incomincerà a cadere un pochettino troppo e sicuramente la vostra aia di turno vi aiuterà sicuro. Questo certo, non ci avete piove. Un campo di merda che è fatto Riccio, mi scusi Riccio, se non dovesse andare così... Scusate, potrei ricordare a Rizzo che comunque il Genoa ha subito solamente una rete in più della Roma quando dice che ha una difesa di merda. Quindi, bravo Andy. Se dici che ha una difesa di merda, anche la tua è una difesa di stasera, merda. Vedremo stasera, ragazzi. Poi, scusate, sentirsi dire da un romanista che non segue le squadrette del cazzo, manco lui ti fa il Real Madrid. Cioè, è veramente... bravo. Siamo all'apice del ridicolo. Cioè, si ricordi Rizzo lei che squadra tifa? Lei è l'uomo dei 7-1, dei 7-0. Allora, quindi non attenzione Rizzo, l'uomo della Serie B, l'uomo che prende ogni attenzione. Anno 5-6 pere da qualsiasi Rizzo, squadra. Rizzo, per favore, pensa a presentarsi stasera se va male. Mi arriva una news. Un secondo, scusa Manfred. Cina, ma lei è di Terracina? Devo fare un po' di diplomazia però qui.
Terracina, lei è di Terracina? Esatto, esatto. Perché no. La Roma è favoritissima e tutto quanto. Tu conosce Ciccione, Cina? Cosa? Conosce Augusto Ciccione di Terracina? No. Non è uno dei suoi assistiti, quindi. Per favore, per favore. No, fa anche il content creator, E Franco Capodaglio? No, non lo conosco. Signori. E non fa scouting. Si informi meglio, perché potrebbero essergli utili alla sua agenzia. Ho a tre televisioni questo qua. Bene. Questo video. Chi manca al pronostico, signori? Credo Pierpaolo. I giocatori che ti piace. Gudmundsson mi piace a me. Marcatore Gudmundsson. Potrebbero essere veramente delle spine nel fianco per la Roma. Quindi occhio, occhio al Genoa, perché ok. Sono due Gudmundsson. Fortissima la Roma. Io comunque noi al fantacalcio abbiamo anche Lukaku. Ma chi se ne frega del vostro fantacalcio? Che cazzo è a scuola? Allora, per favore. Allora, manca il pronostico di Pierpaolo e Gianluca. Vai Pier, vai prima te. Secondo me abbiamo buone possibilità di portare a casa almeno un punto. Onestamente. La Roma non la vedo, questa squadra invincibile, non che vuole farci credere Rizzo, squadra invincibile che sulla carta parte favorita. Partono favoriti, sì, ma noi giochiamo in casa e hanno dimostrato in questo inizio. Ma anche uno X. Pagano, è il suo momento. Se, e questo lo dico da sempre, è andata sempre bene. Se il Genoa tiene lo 0-0 o comunque lì nel primo tempo, il mio amico Rizzo se lo mena stasera. Te lo dico chiaro. No, bisogna essere chiari, no? Visto che ha detto che è una squadraccia di me, cosa ha detto? Non me lo ricordo manco. Se il signor Lukaku incomincia a prendere due calcetti da Dragusin, che lui dice chiesto Dragusin, e vedrai che questa sera dal Newcastle, in questo 40 momento. Milioni di 40 euro. 40 milioni. Questa sera vabbè. Lui, il signor Lukaku, piangerà un pochettino. Però, ripeto, possiamo anche prenderli in barcata, non lo nego. Però che Rizzo dica 3-0 andata a casa, aspettiamo un attimo. Pagano, una domanda. Sto tremando per Dragusin. Intravedo dietro una maglia di Totti, chiedevo se era apposta per la partita o no. Se ha un legame, cioè no, un no, no. Diverso. Totti per me è il dio sceso in terra calcisticamente parlando e quindi è sempre lì, ma non perché è Roma, cioè è Totti, è Totti, per me è Totti, è Totti. Questo le fa onore, questo le fa onore. No, Laxalt e Ghiglioni invece come mai? Allora, ti spiego, Laxalt per noi è come un Roberto Carlos per l'Inter. Cioè, per dire, no? Benissimo. In più, troppo bene. In più, se... Perfetto, dai. Oh, dai! Poteva dire Di Marco, almeno, dai. Ha rovinato tutto, Allora, Dexter, lei l'ha fatto, mi perdoni? Sì, io ho detto che... No, in Cina non l'ha fatto il pronostico. Io dico, attenzione, 1-2. 1-2, mi piace. No, mi piace. No, 1-2. 1... Vabbè, due, che cazzo di pronostico è 1-2? Per favore... È stato detto 1x, x2, io dico 1-2. Per me non finisce in pareggio questa partita. Vabbè. X scritto, scrivono in chat. Prego, Cina, così andiamo sulla Fiorentina. X2. Azz! In ogni caso la Roma tirerà un palo. La Roma prende un palo, attenzione! Grandissimo! Vabbè, purtroppo non ci vedremo stasera, perché quando la Roma vince non mi presento, perché è troppo facile così. Non è mai detto, vediamo come va. Gabriele, il nostro momento. Innanzitutto so che deve scappare, però innanzitutto le faccio vedere con che formazione potrebbe scendere in campo. Questa non l'ha fatta Pancio, la formazione del suo preferito? No? Come mai? No, non è più il suo preferito. Sono di parte. Cioè, io non vedo uno della Fiorentina in grado di essere in quegli 11 lì. In quegli 11 lì non ce n'è uno. In effetti, allora oggi un po' di turnover. Caiode stasera perché... comunque sulle gli fa vedere il cinema. Gli fa vedere il cinema a Biraghi, Quarta e compagnia cantante. Scusa, sulle dove gioca, a destra o a sinistra? Sulle non ha un ruolo. Con Di Francesco, comunque, calcio totale. Manfredi. No, per sapere chi affronta sulla fascia, solo quello. Di solito dovrebbe essere a destra. A destra, quindi contro Biraghi. Vedremo. Quindi Sulè fa impazzire Biraghi.
Prego Gabri, un po' di turnover, formazione, non arrivano gol davanti dagli attaccanti, che succede? No, non arriva, intanto può darsi su lei che faccia impazzire Biraghi, perché ma Biraghi lo farebbe impazzire anche Manfredi e io, e anche il Pancio, cioè Biraghi... Un altro Biraghi out abbiamo, dai. Sì, assolutamente, no. E ti dico, la Fiorentina purtroppo i migliori attaccanti sono i due difensori, no? Noi abbiamo fatto 4 gol le ultime partite, ok, le ultime due partite abbiamo fatto 4 gol con due difensori, che due difensori centrali, Ranieri e Quarta. Ora davanti, non, sinceramente, se non ci si sblocca è un po' preoccupante. Secondo me Italiano dovrebbe puntare su uno dei due, cioè ora io ho visto che sta puntando su Nzola, però Nzola è molto fermo rispetto a Beltran, con tutti i rispetti, non è ancora entrato in condizione, quindi quando entra Beltran, se ci fate caso, succede sempre qualcosa, dà più movimento, crea più scompiglio lì davanti. Io punterei su di lui, al di là che ce l'ho al fantacalcio, però io vabbè, punterei... ma non potete fare solo i vostri interessi. No, infatti. Basta, però io ti direi Manfred, perché poi Frosinone è una bella squadra, ragazzi. Io il Frosinone sono uno spasimante di Francesco. Un altro, basta. Sì, perché vengono fuori finalmente adesso. Sì, perché è un allenatore, è stato anche molto vicino alla Fiorentina, è stato beccato. Sfida tra maestri stasera, Sì, però Di Francesco, a differenza di Italiano, secondo me è uno che sta leggermente un po' più pacato sulla linea difensiva, cioè Italiano è un po' più semaniano, un po' più pazzo lì davanti, no? Lui pensa, io sono per Italiano, perché io sono contento sia rimasto, sono uno... Cioè la gente dell'Argentina gli scrive saludos, per lui è uno che unisce le nazioni, ragazzi, lui allora, fa innamorare del calcio. Io Gabri ti faccio una previsione di questo pomeriggio. Ma un tifoso del Frosinone non ne ho beccato solo uno, ma oggi non poteva venire. Era anche simpatico, sì. Allora io ti faccio la mia previsione, caro Flavio e Gabriele, scusami, e poi sento tutti. La Fiorentina oggi devasta il Frosinone e segnano le punte, quindi segnerà Onzola o Beltran, chi gioca segna, qui basta, andrà a finire così. Però dimmi una cosa, Manfred, sì. Dimmi una cosa. Secondo te subirà gol la Fiorentina? Cioè sarebbe già la seconda volta consecutiva che non prende gol, sarebbe molto grave. Se ne prende uno sarà ininfluente, tipo sul 3-0. Non prenderlo. Vatti a vedere una partita serena. Ha fatto già troppi punti il Frosinone, vai tranquillo. Allora, sentiamo tutti fino ad arrivare al grande maestro. Parti tu, Gabri, dici come la vedi. Ma io ti dico, guarda, Manfred, dai, spero 2-1 Fiorentina. Dai, spero 2-1 Fiorentina. 2-1 Fiorentina. Non si è sbilanciato. Rizzo, no. Lei vuole fare queste squadre o se ne sbatte? No, lui è superiore. Io sono superiore innanzitutto, però comunque penso che... Quanti ha il doppio dei punti la Fiorentina rispetto a lei? Ma anche il Frosinone, Vabbè, ma inizio campionato. Anche il Lecce. Tempo al tempo. E secondo me segna su Le. Ma perché lì il CT ti fa Frosinone? No, ma non ti fa nessuna squadra italiana. Gli fa schifo il calcio italiano, l'ha detto. Figurati, il Frosinone. Però il Frosinone è oggettivamente... È sbagliato dire italiano, no? Sì, onestamente forse... ci fanno notare questa cosa qua. Rizzo, lei è più vicino a Roma o Frosinone? Io sono al centro fra Roma e Napoli, quindi... Qui più vicino a Frosinone. Cuspide. Sì. Più vicino a Frosinone. Bene. Io abito a Pier, il suo pronostico. Secondo me la Fiorentina vince e vince... largamente 3-4-1 il gol lo prende e sono comunque risultati che paragonati solitamente a quelli che prende la Roma possiamo dire di misura. No, per favore non iniziamo questa sfida tra Genoa e Roma, anche se potrebbe essere. Dexter, ci vediamo stasera. Ci saranno tanti gol, più di 5 addirittura. A proposito di gol, guarda che vi faccio vedere, eccolo qua. Marcatori, ho scelto Khedira e Nzola. Come Khedira? Per me segnano pure entrambi. Entrambi. Secondo me vince tipo 4-2 o 4-3 per la Fiorentina.
Minchia, se ci divertiamo oggi, se lo spero. 4-2, 4-1. No, sì. Fate. Ne ho già visto di questi qua. Meraviglioso. Gianluca? Per me vince la Fiorentina, perché è superiore alla Frosinone. Frosinone tra un mese e mezzo è lì in basso insieme alla Roma, quindi... Però è vero, per me la vedo in basso. È il momento, Andy, lo vuole fare prima lei. Cacare dalla bocca. Sul Frosinone. No, io voglio dire che secondo me stasera il Frosinone, ancora una volta, ancora a fatica, passando in svantaggio, vince contro la Fiorentina. Attenzione. Beh, diciamo la stessa cosa contro il Sassuolo, Poi si è visto com'è finita. Ragazzi, il Frosinone quando decide di attaccare non c'è scampo. Non c'è scampo. Prego Andy, deciderà di attaccare il Frosinone. Sono due squadre che giocano il bel calcio, non giocano per difendersi. Un calcio anche inglese, se vogliamo. Esito gol a 1,75. Questa mi sembra questa è per non sbagliare mai. Per me è una cosa assolutamente, visto anche proprio i baricentri, e nonostante ciò la quota è molto alta. Non della Roma che ha detto mi perdono, io ho detto 1x Genoa. Azza, 1x Genoa e gol, bene. Ci siamo sui pronostici. Ci dobbiamo vedere i video, quello della Got League. Quindi ringrazio e saluto. Poi magari ci sentiamo per stasera. Il grande Gianluca Pagano, che potrebbe essere. Grazie. Grazie Gianluca. Grazie ragazzi. Grazie a Riccio. Minchino. Mettete il link degli ospiti. Minchino al Dexter e al Cina. Bella, spero grazie, un giorno di entrare nella vostra agenzia. Ciao Gabri. Ciao Andy, so che ciao, ti volevi ragazzi. Fermare a guardare i bambini. Sì, me li guardo volentieri. Inizia la puntata praticamente adesso. Ma posso chiedere una cosa? Scusi, ma aspetta che lo vado a trovare io. Sì, intanto dimmi. No, se lo metto io, secondo me è meglio, perché dici che lagga in chat. Di solito quando prova a metterlo. E poi perché tu a una certa devi andare. Aspetta, no, metto io, dai. Fammelo trovare. Cosa volevi dire, scusa? No, come mai non c'è il direttore sportivo, il mental coach, l'allenatore? C'è una differenza. Allora, il mental coach abbiamo un contratto che prima delle 3, le 4 di pomeriggio lui non si sveglia, quindi me l'ha detto dall'inizio e non ho problemi. Gli altri due sono stati invitati e mi hanno detto sì, veniamo. Quindi questo è quello, però... Qui c'ho un possibile allenatore. Magari gli è successo. Io sono sempre libero, sono sempre nel mercato. Gli è successo qualcosa, Ciccione. Andiamo a vedere, dai. È annegato. Non so. No, perché l'ho visto che nuotava stamattina. Per vincere è uscito l'analisi. Sì. Cade qui sotto. Che cazzo è diventato? Si è appena svegliato. Però anche un. Queste qua sono le cose contro di noi, no? Vergogna, CV Sport, avanti laziali. Eccolo. sentiamo con la moglie, sentiamo di cosa parleranno. Passaggio Gigi, è rilassatissimo. Sei molto stressato, eh? Molto. Cos'è che ti stressa molto? Tu. E oltre a me c'è il pochetto tipo il pancio, non ti stressa il pancio? No. Minchia, un incubo che porta anche a casa praticamente. No, ma non quelli li tengo a bada. Li tieni a bada? Qual è quello proprio che ti stressa di più di Twitch? Nessuno. Li tengo tutti come cani ammaestrati. Come cani ammaestrati? Ma sai che questo video potrebbe girare a questo punto? Stai attento perché poi fa uno sfogo, cioè è diventato antilaziale, è diventato come fa? Io i DS quando fanno il mercato me li immaginavo proprio così, in vasca, mollo, proprio era l'idea del DS. Ma c'è il muto?
Sì, se no si sente a doppio. Allora c'è da dire che Scione e anche Falco sono andati ai Trials di Napoli, infatti ci sono anche nel video. A quelli di Milano ho mandato un osservatore, non so se ce lo vogliamo tenere segreto o vogliamo spoilerare chi è stato. Possiamo dirlo? No, perché sarebbe dovuto andare a scuola, quindi non era giusto che non lo diciamo. Il nostro Arbi, spandi cuori per i nostri moderatori, metta un applauso, che si fanno sempre il culo. Arbi diventerà parte della fucina come osservatore, ve lo dico, perché è stato molto bravo, però andiamoci a vedere i video. Allora, innanzitutto volevo chiedere a tutti se nel frattempo mettete lo schermo nostro in piccolo, andate a mettere un like e vi metto il link al video, perché è importante su YouTube è così, è un social del cazzo. Prego. Vediamo. Alza un po'. Basso qua, Aia, infortunio che c'è per te. Cazzo, infortunio brasiliano. Vai qua. Sta piovendo. Vabbè, dai, andiamo. Benvenuti ai Trials di Napoli. Benvenuti ai Trials piovosi di Milano. Scusami, il rosso in che squadra si trova adesso? Perdonami. Perché aveva giocato con i Viola. Con Favige e Panetti. E adesso in che squadra si trova? Non so, ci sarà qualche annuncio, vedremo, capiremo. Non si sa ancora. Ma ieri c'è stata quella roba là di Steven Basalari. Adesso io non lo so, ragazzi, sinceramente, cosa potrebbe succedere alla squadra del rosso. Prego. Che cazzo fai ancora qua tu? Scusi, ma non hai... Sto piovendo. Ho capito, siamo a Milano. No. Dai, partiamo, su, andiamo. Questi sono quelli di Napoli, giusto? Ah, sono mixati. No, questi sono di Napoli. Sì. Siamo pronti per i provini? Sì, vai dentro. Sei anche tu candidato? No, ma io vado alle macchine. Ah, perfetto. Allora, andiamo a sentire le caratteristiche dei calciatori che si vogliono candidare. Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Quanti di voi fanno uso di droghe? Tutti. Dalla faccia direi tu, ecco, infatti. Direi che San Patrignano. Presi. È tutto pronto, volevamo il migliore, ma Invece, signori, l'hanno trovato! Signori, sì, è arrivato l'incubo a Napoli! Mi conoscono bene qua e sono arrivato qui oggi e sono qua in campo a sfidarvi uno per uno. Sono qua in campo a sfidarvi uno per uno! Vabbè, parla di qualcosa! Aspetto di essere preso. Sì. Stiamo cercando di studiare. Il mio pupillo dopo alle 12.30 deve passare assolutamente. Procuratore? C'è anche il prof, eh? Prof. Ma come su? C'è il naso. My name is Isenzo. Non lo so come mai c'era anche lui. Questo ha giocato. Prof. Sì, c'era anche della gente, c'erano quelli di Atletica al bar. C'erano tutte le squadre di Italia. Ciao ragazzi, sono tornato. Anche Alex di Amala. Siamo divisi tra Milano e Napoli per le selezioni della GOAT League. Lascio la parola ai miei colleghi. Ciao, sono Greta. Ciao, sono Fabio. Siamo i coach di AFT, un'academy di calcio individuale. E collaboriamo con GOAT League per selezionare i giovani talenti che parteciperanno alle prossime competizioni. In questi due giorni abbiamo valutato tantissimi giocatori. Questi sono veramente, veramente, veramente capaci comunque. Questi qua, vi invito a andare a... Sì, c'hanno la pagina Instagram, andatevela a vedere, fanno dei tornei tra ragazzini, però proprio molto professionali. Suddivisi tra Milano e Napoli per le selezioni della GOAT League, lascio la parola ai miei colleghi. Ciao, sono Greta. Ciao, sono Fabio. Siamo in Vale. E collaboriamo con corsi tecnici e fisici. Sto capendo che un cazzo, però. Era quello di prima, l'ho mandato avanti. Ah, ok. Per ogni giocatore abbiamo valutato 5 aspetti fondamentali. Velocità, fisico, tecnica, attacco e difesa. Azz, aspetta che lo voglio rivedere. Tantissimi giocatori abbiamo una viola, praticamente. Un sacco di nuovi talenti. Tra Napoli e Milano abbiamo costruito dei percorsi tecnici e fisici che hanno messo a dura prova tutti gli atleti. Per ogni giocatore abbiamo valutato 5 aspetti fondamentali: velocità,
Questa è Andy, hai visto? È tipo una cosa. È come FIFA, è come football manager. Mi sembra niente di eccezionale. Comunque andiamo avanti. Per favore. Football manager, sì, chiaramente. Sì. Così riesci a capire qual è il tuo. Benvenuti ai trials di Napoli della GOT League. Io sono Yolanda De Rienzo e vi accompagnerò in questo viaggio. Un viaggio strepitoso perché? Perché siamo al sud, perché diamo la possibilità a tutti di diventare, di essere campioni, ma soprattutto di dimostrarlo. Sono Dalila e siamo a Milano. No, per i trial della Fall Qualifier della GOT League. Oggi verranno selezionati alcuni giocatori che poi verranno inseriti nelle prossime squadre della prossima edizione. Posso dire una cosa che farà male al nostro direttore, purtroppo? Prego. Sai che secondo me è proprio brava lei, cioè nel suo ruolo. Bravo. Fa il suo. Molto bravo. No, più di fa il suo. Molto bravo. Aspetta che purtroppo non so. Dai. È stato richiamato all'ordine ed è qui il nostro DS. Condizioni pietose. Ecco, cazzo, mi scuso. Mamma mia. Sì, però almeno lui si presenta, eh. C'è qualcuno che dovrebbe fare la formazione. Io sono tutto quello che tu vorresti essere. Sì, guarda, esattamente così proprio. Sono tutto quello che tu vorresti essere e non sarai mai. Ciscione, come va la sua giornata alle terme? Ma stiamo trattando. Cosa? Stiamo facendo un trattamento. Ah, tra un trattamento e l'altro. Ma scusi, stiamo trattando. Visto che non è per niente utile alla squadra, perché non porta la dirigenza lì a fare una riunione? Alle terme. Stiamo trattando. Ah, apposta. Stiamo trattando. Allora, ti guarda il video con noi? Sapete che mi sa più di presidente Ciscione che Manfredi? Così, vedendoli due comparati così. Tutto può essere. Ciscione è abituato. Scopriamo quali sono i nuovi dominanti di oggi. Signori, bentornati ai trial della GOT League. Non sono ancora partiti. All'inferno. Ragazzi, scusate, questo gli ho fatto un gol mai visto. A chi? A Ragnar, però non l'avranno messo. Vediamo. Sicuramente non l'hanno messo. Hanno messo quello di. Siamo con Giuseppe. Quanti anni hai? 26. Ruolo? Stefano. Esperienze nel mondo del calcio? Eccellenza. Questa è una. Devo aumentare. Stai basso. Vado. Spingo. Ora di più. Spingo di più ancora. Aumenta fino alla fine. Da chi vuoi farti scegliere e perché? Guarda, io non ho preferenze. Addirittura si scatenerà un'asta. Questo già non va bene. Esatto. Vado all'asta. Spingo, buono. Ma come va all'asta? Mercenario. Insomma. Ma questo era a Napoli? Sì. Yolanda e Napoli, dove c'è Dalila e Milano. Freddezza. Oh, male questo. Minchia. L'umiltà. Ciccione, ma che cazzo di provini hai visto a Napoli? No, quello questo non Milano, c'era. Questo Milano, non c'era. Vediamo. Non c'era, era andato questo via. Forte, ragazzi. Ha fatto due ore. Ma a noi non serve. Di 10 praticamente. Minchia, che non c'era. Serve. Oh, guardalo, come non serve. Ma guarda anche. Ma non ci serve. Ma guarda come tocca il pallone anche. Non so ma non serve. Guarda come tocca il pallone. Guarda come tocca il pallone. Sempre. Non guarda. Ci serve. Non ci questo serve. È buono. Non ci serve un centimetro. L'umiltà di Willy Gnonto, che nonostante essere un giocatore anche... Vengo qua alla GOT League. Viene qua alla GOT. Com'è? Questo non è male, eh? Tutto bene. Come ti chiami? Mi chiamo Fatau. Quanti anni hai? 21. Di dove sei? Milano, zona Milano, Lignano. Che figura di merda, l'abbiamo fatto contro la Macedonia. Vabbè, recupereremo, dai. Che ruolo giochi? Centrocampista. Ho giocato fino a questo è buono, tipo... Ecco. Dai, Willy! Questo è tipo Kanté. Il mio busto. Tipo Kanté ci sei. Andiamo. Corri, fratello, corri. Buono. Buono. Un altro mancino. Certo, è mancino. Miralo alla testa, ci deve staccare il cervello. What the fuck? Il mio Willy Gnoto. Oh. Questo è buono, questo ci serve. Ma lui quanti è il primo? Mamma mia!
Willy Ignoto 4 su 4. Ok Ragnar in porta, ma forse abbiamo il primo acquisto, il primo obiettivo quantomeno. Vediamo. Questo è buono. Sì, da prendere subito. Ci serve anche come ruolo. Allora, ha una carta e una penna, non ha nulla. No, il taccuino lo usa solo quando parlo io. Fa Zul si chiama. È arrivato il nostro social media manager Manfredi, non so se lo vuol fare entrare una persona. Ciao a tutti ragazzi. Cioè c'è il nostro social media manager e non c'è il nostro allenatore. Presidente, dobbiamo chiarire delle cose. Sì. Io ho in mente una squadra in cui in questo momento mancano dei tasselli. Ovvero? Perché abbiamo delle conferme. A noi dobbiamo prendere un grandissimo centrocampista di grande gamba, di grande corsa. Lo devo prendere domani sera. Questo è. Domani sera alle 9 sono i draft, Questo potrebbe essere un nome interessante, questo qua. Potrebbe essere un nome interessante. Dopodiché ci serve un altro difensore che però abbia un po' la capacità anche di impostare. Vediamo. Un Romagnoli per dirci, per intenderci, capito? Vabbè. Dica. No, perché io ho già visto il video, chiaramente, però c'è un giocatore che potrebbe rispondere a queste caratteristiche. Comunque sì, ragazzi. Non fa il direttore sportivo, quello è il mio ruolo, devo decidere io se funziona. Non accetto consigli, non è una democrazia. Faina normale non c'è, giusto? Allenatore. Mi ha detto, mi ha anche chiamato, ha detto che sarebbe venuto. Quindi scusate, ma Faina avrà fatto una lista al DS di quello che gli serve, visto che lui. Ma pure se la faceva, stracciavo. Okay. Vabbè, però poi iscriviti alla Fucina su Instagram, ragazzi. Ma oggi l'unico account ufficiale della Fucina. Vogliamo dare un annuncio social media manager, perché sta per nascere anche un canale della Fucina su un'altra piattaforma, giusto? Certo, per la Got League l'avevamo già detto, mi sembra. Comunque per la Got League apriremo anche il canale YouTube, dove ci saranno tutti gli highlights delle partite. E una volta finita la Got League, abbiamo una data? Beh, chissà che per la presentazione del Mister X non ci possa essere qualcosa di grande. È uno stile incredibile. Sai che penso che sia la prima scelta giusta che fai, social media manager, Manfred? Allora. Qua c'è la marchetta che salutiamo, abbiamo degli amici di NordVPN. Sicurezza online, grazie al nostro sponsor NordVPN. NordVPN rende qua spiega cos'è NordVPN, possiamo andare avanti. Libero da. No, io non lo so, Pancio. Guardatevelo, ragazzi, lo trovate anche punto esclamativo NordVPN in chat. Questo 54 non va bene. Che la Got League finanzia anche OCV Sport adesso. Così è. Troppo leggero. Sembra simile a Salmaso. Sai che è molto difficile da trovare il terzino destro. Oh, 9,63 è tanto, ragazzi, c'è poco. Ma buono. Di Marco. Questo di Marco. Va bene, e qualche che ruolo è questo, scusate? Terzino destro. Tra i presidenti. Antipatia. Però ha tirato col mancino. Supporto Zeta Lugiaz. Ass. No, ma sto qua 54 è veloce. Senza pressione. Ma sono tutti mancini, ragazzi, li avete presi. Cioè. Siamo con Diego. Che ruolo giochi? Attaccante o esterno? Vado piano perché mi sembri molto concentrato. Sono concentratissimo. Da dove vieni? Roma. Come è andato il viaggio? Non schifo, anche perché mi devo pure sbrigare e devo tornare a casa stasera. Mi è venuto lo sciscione. No. Va bene, vuoi fare un appello a questo punto? Sceglietemi, perché il Condor vincerà la Got League senza pensarci due volte. Condor! Attenzione, se c'è già il soprannome. A vedere come tira. Già mi piace a me il Condor. A me ha convinto. Tocco palla non mi è piaciuto lì all'inizio. A me ha convinto, lui secondo me può andare benissimo nei Red Lock. Come ti chiami? Gianmarco. Gianmarco, quanti anni hai? 19. E in che ruolo giochi? Esterno d'attacco. La tua specialità in esterno d'attacco? Sono veloce. Ma questo c'è le guancette da futuro alcolizzato. Oh, raga, questo è 9,35. No, 9,35. È buono comunque. In che ruolo giochi? Centrocampista, ma anche attaccante. E da quanto tempo giochi? 16 anni. Qual è la tua skills? Andare davanti alla porta e segnare. Tutti centrocampisti. Oh, ma non ne ha parlato uno però, Ragnar. Non si è buca.
primi, guarda, mi sono messo qua seduto per dire che non è male. Ciccio, hai una colazione da portarmi, per cortesia? Non è abbastanza, non è abbastanza. Bisogna alzare il cazzo di ritmo. Bisogna alzare il cazzo di ritmo! Rosso, non facciamo figure di tu capitani una squadra, Rosso. Signori, scommetto! Ma la faccio da là? No, voglio fare la corsetta. 2, 1, via! Beh, manda avanti qua, se c'è, vabbè, oh, è fatto anche per chi vuole intrattenimento, e porta rispetto a mio fratello Matteo. Dove vai? Punta forte. Sì. 5. Oh. Aumenta, aumenta. È lento, questo sta bene per miracolo. È lento, questo è lento. Occhio. Ma scusa un attimo, invece una cosa mi ha colpito, un'altra cosa di questo. È arrivato una persona con un pacco di scuse in mano, mi dicono. Dice, apre. Ho capito come fare. Ma che sa, scongelare il parmigiano. Buongiorno mister. Buongiorno a tutti, scusate ragazzi che mi hanno portato del pecorino da Amatrice, buonissimo, bello. Lo devo assaggiare. Lo puoi assaggiare in diretta? Sì, assaggio subito, aspetta. Perché il proprio mi sembra buono. Io pensavo, scusate, follia, che stavo guardando i trial da sole. Una follia, siamo una follia. Ci faccio... Il pecorino. No, me lo faccio proprio desiderare. Ma con che cosa lo mischi, Damiano? Fateli cazzi tua. Quando parla di Lazio è meno concentrato comunque. Eccolo qua. Sarà uno sponsor Lazio, anche questo. Ma che schifo, ma prendo cucchiaino. Sì, che sta a fare? Non mica il latte e biscotti. Non ho mai visto mangiare formaggi così. Buono. Guardami solo la faccia. Allora, non so se ha visto qualche faccia simpatica. Io devo andare. Ci vediamo stasera, ragazzi. Arrivederci. Dove vai? Andre. Vado Marchette. A Milano con Twitch, ragazzi e team. Una Marchetta. No, è una cosa molto bella. Speriamo, una possibile Marchetta. Arrivederci. Arrivederci. Siamo dentro la Marchetta. Faina, ha visto già qualche nome? O lo sta vedendo adesso il video? Sì, no, ho visto già qualcosina. Quello che ha tirato in porta col sinistro, come si chiama? Erano tutti i mancini, il guarda. Primo, no, un biondino mi sembra, un biondino. Aspetta, torniamo indietro. Ma il primo, Manfred, il primo, quello che ha sfondato la porta, quello che ha messo sotto l'incrocio. Sarebbe questo qui. No, ma stavo in macchina, lo stavo vedendo prima. Il primissimo. Della Got League, bentornati all'inferno. Ragazzi, finalmente iniziamo. Siamo con Giuseppe. Eccolo qua. Giuseppe. Di Marco. È lui. 26. Giuseppe Abete, se lo vuoi segnare, se ti interessa. Ma che lo segno? L'attacco ci avete già picci, però, ragazzi. Ma è già stato scartato. Ma abbiamo un allenatore che non sa la squadra. Vabbè, stai calmo, ma il direttore, la palla è la squadra. Io a me mi ha chiesto se mi piace, chi mi piace. Io ho detto per favore, ma lei deve... per favore, tra l'altro, dobbiamo avere, domani mi dovete presentare per ogni ruolo 2-3 scelte, perché non è detto che sia la prima scelta io in tutti i ruoli. Vabbè. Quindi. Che vuol dire? Perché può essere che, sai, domani avremo il 6 stelle, giusto? Che magari, faccio un esempio, è questo qui. Però magari c'è un altro, deve la sceglie prima di me. Quindi per ogni stella io devo avere 2-3 scelte, capito? Ok, ho capito. Manfred, dimmi. Una domanda, se posso. Ma allora, noi dovremmo avere la prima scelta perché siamo andati peggio degli altri anni. Dovremmo. Però, appunto, mi chiedevo, ma le squadre nuove com'è che funziona? Quando è che scelgono? Magari la fanno fare a loro, non lo so. Dobbiamo capire. Invece, raga, io vi faccio notare una cosa. L'ultimo che ho visto, che non mi ha colpito tanto, però mi ha colpito il difensore. Voglio rivederlo. Mi ha colpito quello che difendeva su questo. Aspetta. I difensori li fanno dopo. Io ho già visto il video. In realtà, ma questo difensore, un attimo. Fammelo rivedere. Aumenta. 3, 2, copre bene. No, aspetta, Manfred. Li fa sembrare che copre bene perché perde il biondo, perde tutti i tempi di gioco. Per quello fa sembrare a lui che difenda bene. Punta forte. Questo no, per esempio.
Chi è Guendouzi? No, Daniel Castelli. Buono questo. Sono tutti mancini, ragazzi, ma una roba incredibile. No, ragazzi, è bellissima sta cosa, io adoro i mancini. No, vi dico già no. Con quel controllo non è la squadra che ci serve. No, ma questo bocca al lupo, preparati il lupo che iniziamo. Questo è quello che ho visto io. Anche. Questo l'ho visto. È venuto anche qua. Stavo qua a fianco io. Ecco, ragazzi, eccoci. Ma ragazzi, con i soldi di Manfredi siamo venuti. Sono venuti a spiare, Antonio, quanti anni hai? 22. Da dove vieni? Napoli. In che ruolo giochi? Difensore centrale. Bravo. Nella seconda fase ci dovresti dire chi ti ispiri. Sergio Ramos, anche se come caratteristiche somiglio più a Manolas. Non male. No, lui casa, lui casa. Come ti chiami? Bello, palloso, come si chiama questo segna ciccione invece di palla? Cretino. Crisciuolo, Crisciuolo. Altro difensore questo. Ma i difensori li fate vedere anche col pallone o solo un difensore? Cavallo, a me piace molto quello là che ha fatto male al tipo, spero in lui. Come ti chiami? La Poca Bianca. Quanti anni hai? 19. Sei piccolo. Dipende per cosa. Un altro mancino. Qual è la tua schistica? Il passaggio, la visione di gioco. Guarda. In che ruolo giochi non te lo chiedo perché la risposta già lo so. Giochi in difesa. Centrale. Difesa centrale. Sei impenetrabile, scommetto una montagna. Di solito. Chiuso. Comunque un difensore lo tiriamo su. Sì. Quello di prima che andava sempre in siamo con aggressivo. Quanti buono, anni hai? 21. Da dove vieni? Napoli. In che ruolo giochi? Alla destra. Guarda lì, Sespo, prendimi perché? Per avere, spero di dare un po' di qualità in mezzo al campo. Bonus, vieni qua, ecco qua. Vabbè, vai. Questo presente, no, come vedi è molto alto il ragazzo. Lo conosco, l'ho portato io, fisicamente c'è, è bravo solo con chi vuole, capito? Bene. Tu con chi vuoi stare? Tutti. Questo si vende le partite, siamo contro questo. Un altro mancino. Ma ragazzi, ma cioè mancini no, ma siamo statisticamente meno del 10%. A Napoli sono tutti mancini. Allora ragazzi, il numero 20 di Maradona. Abbiamo un nuovo giocatore, il capo del quartiere. Ciao. Come ti chiami? Ciao, molto piacere. Basta con ste pagliacciate. Vabbè, questa è una porcata, dai. Dai, va avanti. Alza le spalle, Vai, sembri un pongo! Vai! No, sempre a un po' un campo militare, sembra più che un... È uno che stava vomitando. Però li vogliamo educati siberianamente. Siamo con... Angelo. Fratello di... Antonio. Come ti chiami? Antonio. Che ruolo giochi? Mezzala. Hai detto in che ruolo giochi? Fratello di... Esterno sinistro, punta. Questo è fratello. È arrivato il destro. Uno, due... Sembrava il tiro di Balotelli contro il Bologna. Porta rispetto a Balotelli. No, minchia, ha fatto un gol da centrocampo. Siamo qui con capisci il cazzo. Quanti anni hai? 20. Di dove sei? Questo è lì, oh. E in che ruolo giochi? Terzino, e stiamo in centrocampo. Questo è veloce. Questo è un uomo di fascia, dai. Rigore centrale, bene, bravo. No, questo già è proprio fuori, già lo sta cazzando. Sono appassionato. No, non mi piace. Io ho dato tanto. Cos'è che non le piace, scusa? No, ma come sono appassionato? Il passo di Ga, non mi piace. Ma sì, ho tante. Tanto davvero tante. Quindi ti prego, io cerco di far schifo il più possibile. Vediamo questo, sta cadendo. Questo c'è la garra, Minchia, 909, bello, che ruolo è questo? Guarda quanto è bravo il grosso. Che ruolo? È velocissimo. La mia squadra Cup, statica, Andy. Quale dei nostri attaccanti della Summer Cup è meno forte di te? Sono tutti forti. Se dovessi misurarmi con uno preferirei Fratino.
così vediamo. Vaffanculo, vai. Questo è il livello che sta alzando. Questo è Parlando di social, una simpatia tra questi presidenti? Ma sì, io perché bestemmia come me. A posto. Via. Via, via. Ragazzi, vi devo salutare. Mi devi scegliere. Ciao, Andy. Che succede? Devo andare a fare i massaggi, ragazzi. Ma che schifo, Andy. E non quelli che pensate voi, però. Cioè, i messaggi per la sciatica. Ah, sì, i messaggi. I messaggi. Hai detto messaggi. Ah, volevo dire i massaggi. Immagino quando tu WhatsAppi con la sciatica. Ciao, amica esatto. mia, come stai? E il problema è che mi risponde pure, che mi dice, coglione, cosa vai a giocare addio. Che c'hai 40 anni? Addio, Andy, cioè, addio. Solo. Ciao, ciao. Ragazzi, ciao. Un saluto. Ciao Andy. Allora, continuiamo. Vabbè, che brutalità. Continuiamo a vederci i trials. E dal campo esco sempre con la maglia sudata. Però ti devo dire una cosa, non è presidente. Ah no? Non... No. Chi? Abbiamo anche un ospite eccezionale, Shale Boom. No, dai. E come diciamo sempre noi dell'Atalanta, Simmi più forte. Tipo Napoli. Ecco, ho mangiato sonno. Shale Boom, questo è Shale Boom. Allora, porti rispetto. Ovvedi. Come ti chiami? Ivan. Shale, ah, della cotta che squadra tifi? Quella del Penguin. Il Penguin? Vabbè, allora ce l'andiamo. Oh, sì. Tiro. Dai. Guarda. Scalo, Ziad, non è un problema, tanto siamo già dentro, capito? Basta. Cristian. Lui sì. Bravo, bravo. E questo mi piace, vai. Bella busta. Ma il doppio tunnel non è male quello. Questo è un difensore, bello cattivo. Sì, il tatuaggio di Dybala. No, vabbè. Nessuno si è rotta la scarpa. È possibile. Mentalità, una roba del genere. Questo ragazzo ha bisogno di soldi, ragazzi. Questa è la povertà. Quelli che vengono da noi, ragazzi, arrivano dal niente. Come ti chiami? Alessandro. Alessandro, quanti anni hai? 19. E da dove vieni? Napoli. Con la maglia numero 10. Ma pesa questa maglia, vero? Sono abituato a diverse esperienze, quindi non è sì, che mi pesa tanto. Ho giocato nel Real Gravesa in Serie D. Spingo. Bravo. E ci aumenta. Bravo. Occhio. È lui che aumenta ora. Sì, aumenta. 3, 2, 1. Questo è l'embargo. Boh. Qua il numero 10 è più una cosa divina. Questo è pigro, perché è pigro. Mi sembra sfogliato. Questo lo devi coccolare. E questo è perché è pigro. Questo è pigro. Sì, vabbè. Ma noi abbiamo il mental coach per questo. Noi abbiamo il mental coach anche per questo. Forti o no? Onesto. Sì. Ma basta, forti. Dai, vediamoci. Ho visto uno altro. Qual è la tua skill in campo? La mia skill in campo è una bella scivolata, un bel tackle dritto sulle gambe. Questo c'è. Resta umile, coglione. Gioco in prima categoria, Real Trezzano. E in che ruolo giochi? Mediano. Qual è la tua più grande skill? Il mio punto forte è la tecnica, molto tecnico. Potrebbe essere questo, Secondo me se gioca mediano può giocare pure difensore centrale questo. Sì. Siamo con Romolo, non è un po' particolare. Romolo. Anche perché sono napoletano. In che ruolo giochi? Gioco a centrocampo, però mi diletto anche in difesa. Che tipo di giocatore sei? Napoletano. Sono un giocatore sia tecnico, ma al contempo anche molto aggressivo. Ho anche delle competenze in materia difensiva. La giornata è cazzo, guarda! Due! Questo bisogna si prende per difendere. Siamo qui con Mattia Butteri. Di dove sei? Di Spezia.
Qualche antipatia tra i presidenti? Non si dice. Tu sei furbo, così magari se ti capita il presidente a cui sei antipatico non rimani in panchina. Esatto, esatto. Via! Penso che c'è tutto a potere. Veloce. Quale giro secondo me? Dai! Ne facevano il doppio! Aspetta nelle tenebre. Culo. Che ruolo è questo? Palo pare gol! Ha detto centrocampo. Non ha detto che faceva mezzo l'attaccante, ma che a 7 può anche giocare in difesa, no? Puntalo! Questo in difesa? Mi sembra di aver sentito che lui a 11 gioca avanti, ma a 7 non si può, non la devi prendere ai draft con gli altri. Non si può far così, no. Non si può. È un bel ragazzo per questo. Ah, per uscire, per le live tue. Sì. Esatto. Come ti chiami su Instagram? TheRealToddy03, mi raccomando. Questo mi sa che è buono in difesa. Ci abbiamo una segnalazione. E qual è la tua skill segreta in campo? L'uso della suola. Poi, diciamo, ci hanno fatto vedere, che si vedrà bene. In che ruolo giochi? Come allora, l'uso della suola? Ho sempre fatto la mezzala, l'esterno. A 7 mi capita invece anche di fare. Ma perché questi fanno vedere quelli che fanno i dribbling, capisci? Vabbè, ma uno che c'ha il dito con come skill c'ha il dito della suola. Infatti cazzo di stile, questo secondo me non serve a niente, questo no. Cioè è bello da vedere magari, però che buono. Per l'account TikTok la... questo è buono, io ve lo dico. Ma quando la fai sta cosa? Come ti chiami? Osama, però vorrei che mi chiamaste Samuel. No, Osama non funziona. Ok Osama, quanti anni hai? 23. Esperienze calcistiche Osama? Allora, sono arrivato fino in promozione, ora gioco in prima categoria. Hai detto Osama comunque, va bene. E dici qualche tua skill nel calcio? Credo il calciare le punizioni sia la mia più grande skill. Ma questo praticamente, sotto il post, Osama, si chiama Osama, uno. E ha avuto 50-60 anni. Tira delle bombe. Sì, ma da noi non ne tirerà mai. Sì. Signori, El Pancho, direttamente da Reggio Emilia, che fa tirare punizioni. Attenzione. Mi faccio questi erano i trials. Manfred. Questi erano possiamo i dire nostri ragazzi della chat trials... di andare questa sera, vi daremo un modo di, insomma, vi diamo il tempo di rivedere il video e tutto, poi faremo un box in cui potete metterci sì, esatto, consigliare i giocatori migliori che domani, no? Il draft. Domani sera il draft, quindi ci sentiremo, mister, dirigente, e capiremo chi prendere. Poi anche voi lo guardate in live e mi mandate i messaggi, tra l'altro, su chi prendere. Cosa no, scusi? Deciderò chi prendere, no, decideremo. Per favore. Faina deve... Guardi, per me non c'è problema, l'importante è che poi che non mi si addossino responsabilità poi se succede. No, si sceglie tutti. No. Vabbè, ma che è così? Mi scusi, se il direttore sportivo dando sceglie senza l'appoggio del mister e del presidente, mi scusi, allora si addosserà le responsabilità. Io alleno quello che lei mi concede. Se lei però mi concede qualcosa che a me non sta bene, farò il massimo. Eccoci. No, ma non è un ignorante, lei è un ignorante. Zero. No, ma c'è un trattamento salino da fare. Quindi... Ma quale salino? Lei prende ordini dalla tua ragazza. Non accetto più. Allora, quindi appuntamento a domani. Vi faccio un annuncio. Visto che mi stanno rompendo i coglioni tutti gli ultras della Fucina, che tra un po' smetterò di seguire, vi dico che entro 7 giorni la Fucina annuncerà 3 acquisti, di cui sicuramente uno è un ex Serie A. Entro 7 giorni, 3 acquisti. Ve l'ho detto. Poi, prego. Poi noi siamo l'unica pagina delle squadre della GOT attiva, e così lo saremo anche durante la GOT. Quindi bravo, siamo bravo, superiori bravo in tutto e per tutto. Faina, prima di passare al Beach Shocker, che ha vinto, che è l'unica cosa che onora la nazione italiana,
ci vuol dire almeno uno spoiler sul modulo che adotterà? O se lo vuole tenere per... Allora, devo essere onesto, ci ho riflettuto molto, però molto mi dirà il draft. Bravissimo. E soprattutto molto, molto, un molto allenatore che si adatta ai giocatori che ha. È chiaro, non è che io sono Ancelotti, di ancelottiana memoria. Ancelotti. Io mi adatto ai giocatori che la società mi fornisce. Io sono aziendalista. È chiaro che se però il presidente possa sentire anche la mia opinione, questa cosa verrà ben accettata. Assolutamente. Ricordiamo che l'ultimo allenatore con la barba è Nuno Espirito Santos, che non è che abbia fatto... Che ha fatto molto bene in Inghilterra. Sì, è stato esonerato dal Tottenham. Vabbè, ho capito, poi però quando allenava mi sembra il Wolverhampton. Ma infatti Faina si affiderà proprio allo Spirito Santo. Esatto, allora basta, rispetto allo Spirito Santo. Ma sì, è a posto. Allora dobbiamo andare sul Bishocker Italia. Lascio Faina col suo pecorino. Quanto durerà quella forma di formaggio? Mi hanno portato mezzo chilo, che ne so, un pochetto, spero che durerà. Speriamo anche noi. Manfredi, permettimi una marchetta, alle 16 io sul nostro canale facciamo il derby di Milano, quindi per chi vuole venire... Ma che vergogna, questo canale è una marchetta, seguite il FAI contro calcio, giusto? Contro calcio, seguite, bravo, contro calcio. Grazie Faina, grazie. Ciao, ciao. Arrivederci Davide, vado a lavorare che la pago tanto. Sì. Via. Allora, Ciccione, è arrivato quel momento lì? Perché l'unico sport che rende onore all'Italia è il beach soccer. E il mister del beach soccer viene da Terracina. Salve. Ciao Emiliano, come stai? Buonasera mister, ciao e benvenuto. Tutti applausi per il mister del Duca. Campioni d'Europa. Campione d'Europa. Campione... Portate rispetto. Complimenti. Applausone. Buonasera a voi. Grazie per l'invito e complimenti per la trasmissione. È fantastica. No, fa schifo la trasmissione. Lasciala perdere. Fa schifo. Lasciala perdere, una trasmissione di merda. Che onoriamo solo con Terracina. Ci racconti un po' questa sfida? Lei di Terracina, Terracina, signor del Duca? Ovvio. Sì, sono di Terracina, sì. Ma nato, cresciuto a Terracina. Ma anche lui conosce Michela, la nostra amica, Augusto? Beh, penso sì, la conoscono un po' tutti. Michela, come si chiamava? Feronia Bistrò? Bartolomucci. Si mette. Michela, sì, la conosco, tra l'altro siamo stati in classe insieme. No! Che caramba. Per favore, non pensate a male, è una grandissima chef di Terracina, portate rispetto. Sì. Bravissima, allora, è un grande chef, cucina benissimo, e tutto. Oltre ad essere una ragazza eccezionale, insomma. Un abbraccio a Michela, ma che poi è quella che purtroppo mi ha fatto conoscere Ciccione. Allora, che succede qui, mister? Che succede? Innanzitutto metto subito il segui e andate tutti a seguire la nazionale italiana di beach soccer. Abbiamo visto qualcosina della finale. Dove posso recuperare, Augusto, il video della finale? Così ce lo gustiamo. Credo che sta sull'account di Azzurri, che è l'account ufficiale della FIGC, delle nazionali. Vediamo. Puoi vedere, c'è proprio un post dedicato, l'ho visto lì. Guardi, io non vedo bene il simbolo, ma questo che vedo non mi sembra il simbolo. Ecco, questo è quello ufficiale, quello della FIGC. Perfetto. Hai visto. Questo, eccolo qua, vedi. Questa è tutta la partita? Questo è il gollazzo, quello che avevamo visto. Hai visto, il muto. Finale con la Spagna, mister? Sì, finale con la Spagna, che è una delle grandi potenze europee, come nel 2018, stessa finale Italia-Spagna, per fortuna stesso risultato. Senta, mister, per chi non segue il beach soccer e magari vuole aprirlo, io ho visto qualche partita, ma in quanti si gioca? Guarda, diciamo che la rosa è di 12 elementi, 10 di movimento e 2 portieri. In campo si va 1 più 4 e ci sono le rotazioni continue. Sì, quindi si utilizzano 1 più 4 come il calcio 5, diciamo. Però il campo mi sembra più grande di un campo di calcio 5. È simile a uno di calcio a 7 come grandezza? No, il campo è 38x28, 38x29. Ha delle, diciamo, varia, però delle misure minime e delle misure massime. Però sì, penso sia più largo di meno, più largo, cioè, un po' più largo del campo a 5.
E, come, quindi campioni d'Europa nel 18 e nel 23, giusto? Sì, diciamo che l'Italia aveva già vinto un titolo nel lontano 2005 e poi abbiamo vinto lì ad Alghero nel 2018 il campionato europeo e poi la storia, il destino hanno voluto che quest'anno si rigiocassero le fasi finali ad Alghero e siamo riusciti, diciamo, a rifarlo. Ma beh, questo è un gruppo nuovo, questo? Cioè state un po', sì, cambiando, sì, quelle che sono un po' le vecchie gerarchie, cioè siamo in una fase di trapasso, ecco. Saluto a Genovali, un saluto a Genovali. Di cambiamento. Sì, guarda, questo gruppo è nato, diciamo, su per un ricambio generazionale 2 anni fa circa, dove ho incominciato, diciamo, questo cambiamento. Da quanto lei è ministro della Nazionale, signor Del Duca? Guardi, io sono entrato in FIGC come collaboratore tecnico nel agosto 2015 ed ero il secondo di Agostini, sì. Poi nel 2018 sono stato promosso Massimo il Condor, che saluto, magari ci sente. E poi Massimo è stato, diciamo, è diventato capo delegazione della Nazionale, il sottoscritto sono stato promosso CT e al primo anno abbiamo subito vinto l'Europeo, ecco. E quindi dal 2018 fino ad oggi sono CT in carica, tenendo conto che siamo stati circa 16 mesi fermi per il Covid. Benissimo, per la pandemia. Benissimo. Emiliano, ci dici un po' come è andato il torneo? Cioè, se c'è stato qualche momento di difficoltà, come si è svolto? Ecco, la competizione dura comunque. Dunque, in genere già il beach soccer è una disciplina durissima, quasi estrema, perché le alte temperature, la particolare superficie sulla quale si gioca, ma anche il numero dei giocatori lo rendono veramente uno sport difficile. Serve grande tecnica, grande resistenza allo sforzo, capacità di prendere decisioni sotto sforzo in una pochissima frazione di secondo. Bisogna essere tecnici, forti fisicamente, insomma è veramente uno sport spettacolare che esalta le qualità tecniche e fisiche dell'atletica e anche, se mi permettete, anche le qualità strategiche degli allenatori. Detto questo, è stata una competizione dura come un europeo. Noi abbiamo fatto un percorso netto, 6 partite, 6 vittorie, e quindi oltre alla gioia, la grande gioia di vincere un campionato europeo, che oggi non è una cosa che... Scusi, diciamo, signor Duca, riesce... è parente di Ciscione? No. Può confermarlo? Non penso. Come non pensi? Diciamo che siamo concittadini. Beh, mia nonna faceva Del Duca di cognome. Ecco qua. Ma non diretti. Non penso. Vabbè, no, penso sia. Queste sono vergognose. Finisco il discorso. 6 partite, 6 vittorie. Oltre alla grande gioia di vincere un europeo, che è un risultato straordinario per un gruppo nato 2 anni fa, un progetto nato 2 anni fa, per essere corretti. C'è anche un valore proprio tecnico dentro, perché abbiamo battuto Bielorussia, oltre ad altre, Bielorussia, Portogallo in semifinale, Spagna in finale, che sono le squadre che insieme a noi hanno centrato le qualifier. Eravate tra i favoriti, mister. Guardi, io vedendo i risultati degli ultimi anni, no, perché avevamo fatto 2 terzi posti. Ah, vabbè, con questo gruppo abbiamo fatto 2 terzi posti. Vabbè, non è mica da buttare. Però quest'anno eravamo partiti bene. Quest'anno eravamo partiti bene perché abbiamo fatto medaglia d'argento a Cracovia ai Giochi Olimpici e poi subito dopo avevamo centrato la qualificazione dei 4 posti disponibili UEFA. Non iniziamo. Uno dei 4 l'abbiamo preso. Per me, se vuoi sapere la mia, tanto sai, sono sincero. Io ho sempre avuto grande fiducia in questa squadra perché da quando la stiamo costruendo penso di avere una squadra forte, molto, molto tecnica, molto veloce, caratteristiche che oggi non trovo in tantissime squadre europee. Sono molto tutte forti tatticamente, fisicamente, anche tecnicamente,
però la velocità d'esecuzione, la rapidità, il ritmo, l'intensità che mettevano questi ragazzi mi facevano ben sperare. E ero convinto che giocando in una certa maniera, sfruttando al meglio le caratteristiche dei ragazzi, potevamo fare male. Ed è così, è stato così praticamente da giugno, dove siamo andati a Cracovia. Senta, ma questo totalmente da outsider, questo gollaccio è la stella tecnica, il leader tecnico, questo che ha fatto Ovidio, dice no. Ah, no, quello questo qui è un ragazzo che ho inserito quest'anno. No, questo qui è Giordani, diciamo che è stato il miglior giocatore del torneo, un ragazzo fortissimo di Anzio, e sì, un ragazzo forte tecnicamente, velocissimo, rapidissimo. Ma se voi vedete questo gol qui, se lo rivedete adesso lo veramente rifà, ci sono dei gesti tecnici fantastici. Allora, questo è il gol di alla Ovidio, che un gol in anticipo, in acrobazia, questo qui c'è un colpo di tacco di Giordani che dà la palla a Remedi, che la ridà sopra a Giordani, e tutto avviene in 2 secondi e mezzo. Dalla panchina è stata una cosa bellissima, bello, da vedere. Molto bella, molto. Senti, ma questi qui... Io c'ho una domanda, però. Prego, poi perché poi alla fine tutti quelli che giocano a beach soccer immaginano che il Brasile sia un po' la squadra da battere, un po' la patria. È cambiato un po' questa cosa, oppure i brasiliani sono sempre un passo avanti agli altri? Guarda, quello che posso dire io, che come riferimento in generale, sì. Però è talmente sviluppata ora questa disciplina che ci sono tantissime realtà emergenti. C'è la Russia, che in questo momento non sta partecipando, però tutti i paesi dell'est stanno uscendo con nazionali emergenti, i paesi del nord Europa, i paesi del centro America, El Salvador. Ormai si gioca in tutti i paesi del mondo, tutti hanno un campionato nazionale di riferimento, e chiaramente tutte le squadre sono forti tatticamente, fisicamente, organizzate. È diventato difficilissimo vincere ogni partita, la devi giocare alla morte, e ogni partita la devi giocare fino alla fine, fino in fondo. Non puoi, quando è finita la finale, fare programmi. 5-4 mi sa. 5-4 per l'Italia. Senta, ma prossimo appuntamento invece? Scusa, un attimo, vai. Non lo informo. Prossimo appuntamento ufficiale, diciamo che ora dobbiamo poterci questo europeo, questo grande risultato fantastico, un risultato che veramente ci rende orgogliosi, che rende orgogliosi a tutti gli sportivi italiani. Però dopo ci dobbiamo buttare con la testa, dopo, da domani, passati 2-3 giorni, che dobbiamo buttarci con la testa al mondiale di febbraio, che è l'obiettivo, diciamo, che abbiamo nella testa già da un po'. Bisogna prepararlo nella miglior maniera, e ci sono dei pro e dei contro, più dei contro, perché si gioca a febbraio vuol dire che nel Sud America è alta stagione, tutte le squadre sudamericane saranno in piena forma, qui in Europa è inverno, dobbiamo trovare sicuramente il modo per arrivare pronti all'appuntamento. Questo lo faremo insieme chiaramente alla Federazione Italiana Gioco Calcio, che ci ha sempre supportato, ci è sempre stata di supporto attraverso il Club Italia, e voglio ringraziare anche a loro e dedicarle anche a loro questa vittoria di questo europeo. Grazie. Oltre che chiaramente il merito principale è dei calciatori e di tutti i collaboratori tecnici che hanno partecipato a questa vittoria, tecnici e sanitari. Mister, io ho una domanda sempre per i curiosi, che secondo me se la stanno chiedendo. I giocatori di questa era la nazionale, ok? Mentre il campionato italiano di beach soccer, quello penso dove poi devi pescare i giocatori per la nazionale, so che a differenza di un campionato normale di calcio non si svolge ogni weekend, ma si fanno delle tappe dove si giocano più giornate, ma è giusto. Ma questi giocatori di beach soccer, oltre al beach soccer, giocano anche a calcio? Certamente, giocano sia a calcio che a futsal, e poi giocano anche a beach. Due, diciamo, tesseramenti sono cumulabili, sono due tesseramenti differenti. Quindi un ragazzo può essere tesserato con una squadra di beach o con una squadra di calcio o di futsal.
Chiaramente però il campionato di solito si svolge quando il calcio è fermo o il futsal è fermo, però non necessariamente capita che poi... E le differenze maggiori in una partita di calcio, con, diciamo futsal, che forse è un po' più simile, con quelle di beach soccer, quali sono le maggiori differenze di una partita a livello tecnico? Perché qui si gioca senza scarpe, ovviamente, che poi sembra una banalità, però... No, ma è proprio la richiesta, il gesto tecnico richiesto che è differente, oltre che al gesto atletico, sono totalmente differenti. Cioè qui la mezza rovesciata è quasi quindi... un po' normale, possiamo dirlo. Sì, ma anche la rovesciata, è un gesto tecnico che se non lo sai fare è difficile che un allenatore ti mette in squadra. Ma non è il solo gesto, ripeto, l'ho già detto prima e lo ripeto, è la capacità di un atleta di adattarsi allo sforzo richiesto dalla particolare superficie e di fare la scelta tecnica giusta sotto sforzo in pochissimo tempo. Magari ci sono stati dei calciatori fortissimi di futsal, di calcio a 11, che purtroppo non si adattavano alla disciplina e facevano fatica solamente ad alzare la palla oppure a correre sulla sabbia. Mister, mi perdoni, quindi... abbiamo un'ultima domanda e molto importante per chi ci segue. È questa qui. Lei tifa la Lazio? Guardi, io non posso dire di questa squadra tifo, ma non... mio papà è laziale. Ah, beh, ho capito. Non posso dire, non voglio buttarmi in questa giungla di dire di che squadra sono, perché poi oltretutto... Io ce l'ho un'altra domanda per Emilia. Veramente sono, veramente sono concentratissimo sul mio lavoro. Il calcio lo guardo quando c'è il big match, qualunque esso sia. Guardo tutti gli sport, quindi devo aggiornarmi assolutamente. Non ho tempo per fare il tifoso. In cuor mio sono nato con una passione per un club, però non lo stiamo a dire qui. L'abbiamo intuito. Io prego, Ciccione. Volevo sapere, volevo dire, comunque avere la conferma che la capitale del beach soccer italiana si può dire che è Terracina per i giocatori, per... No, è troppo questo auto. Prego, di Terracina. Cioè, ci sono tre città dove è molto bravissimo. Terracina, Viareggio e Catania, giusto? Bravissimo. Sono le tre maggiori. Quelle che hanno dato tanto alla nazionale sono Terracina e Viareggio, e hanno dato tanto alla nazionale. Però le realtà storiche, club storici, quelli diciamo i primi fondati, Milan, Inter, Juve, c'è il Catania, questi qua, dai. C'è il Catania, c'è il Viareggio. Ora non voglio fare torto a nessuno, perché però non me li ricordo, saranno, insomma, anche quelli con più titoli, immagino. Esatto, ora c'è il Pisa, c'era il Terracina, c'è San Benedettese, che è una piazza che è molto importante. Ci sono tante altre realtà importanti. Tenete conto, sicuro non c'è la Puglia, però mi sembra di capire che in Puglia non ci sono. Allora spiego subito. Penso che in Puglia, Puglia ci sia del talento, Puglia no. Però le spiagge pugliesi, essendo molto strette, non sono proprio, cioè non puoi fare un campo così su una spiaggia pugliese. Noi ci abbiamo il pezzo di sabbia, noi è strettissimo, non fai i campi. Cioè non ce l'abbiamo. C'era forse prima il Bari, senza forse, c'era il Bari, però poi ha finito, diciamo, di partecipare, non so per quale motivo. Allora, dobbiamo concludere purtroppo la puntata, però mister, spero che lei venga presto con un altro titolo, così rende almeno lei che può giocarsi sempre l'Europeo e il Mondiale, a differenza del calcio a 11. Così magari ci rende orgogliosi di essere italiani. Non io che sono diciamo inglese, che... però per gli altri. Cioè. L'Inghilterra com'è? Però una cosa... L'Inghilterra è nella Serie B, diciamo nella... prego. È diviso in, diciamo, Division A e Division B. L'Inghilterra in questo momento è nella Division B. E guardi, io penso che tutti partecipano per vincere l'Europeo, per qualificarsi al Mondiale e per giocarsi il Mondiale, quindi, però purtroppo non è sempre facile vincere. Tutti ci aspettiamo che ognuno di noi possa partecipare per vincere, no? Però
la vittoria veramente è l'insieme di tante cose, non basta solo il lavoro, la dedizione, il sacrificio, si devono incastrare veramente tantissimi fattori, e ecco perché non è facile vincere. Bravo, vorrei anche dire che c'è tanto impegno da parte nostra per cercare di raggiungere i maggiori risultati possibili, questo ve lo posso assicurare. L'importante, quello che dico sempre, è competere al top. Dopo una volta, tanto la ruota si ferma e si riesce a vincere qualche titolo. Assolutamente. Grazie Emiliano. Allora, dobbiamo chiudere. Ringraziamo tantissimo Emiliano Del Duca. Lo aspettiamo presto e ancora complimentoni per la conquista dell'Europeo. Grande Emiliano. Grazie grande ragazzi, Emiliano. Grazie orgoglio a voi. Di Terra Cina. Forza Italia. Forza Italia. Forza sempre Forza Italia. Arrivederci. Ma basta con questa Italia di merda. Allora. Ma Italia è... porta rispetto all'Italia. Passi stasera? L'Italia è una grande nazione. Ricordatelo. No, ma sì, anche a me fa schifo solo nel nonostante calcio. Tu ne faccia parte, questo abbassa il livello dell'Italia. Aspetta che preparo... E Terracina è una grande città, ricordiamolo sigla, a tutti. Preparo la sigla. Allora, Ciscione, ci vediamo stasera? Viene l'amico tuo, ha detto che in qualsiasi caso viene. A stasera. Sigla. Mm,